Ciao a tutte e benvenute nel mio canale Fantasy ad Uncinetto. Oggi vi presento questa mattonella mandala con petali in rilievo che a me è piaciuta moltissimo. Allora, per realizzare questa mattonella abbiamo bisogno di quattro colori. Ho utilizzato quattro colori per realizzarla. In questo caso ho usato un filato come al solito che uso quasi sempre, un filato numero 3 di cotone, gablè, e un uncinetto numero 3. Vediamo come si lavora. Si parte sempre da un anello magico, quindi facciamo l'anello magico e lavoriamo su questo 4 maglie alte. Andiamo a iniziare o con le solite 3 catenelle che fa la maglia alta, oppure con il mio sistema che fa una maglia bassa con una catenella che si forma quindi la maglia alta e poi altre 3 maglie alte, quindi una, due, tre quattro. Ok, a questo punto dobbiamo girare il lavoro in questo modo e dobbiamo andare a lavorare su questa maglia qui praticamente 2 maglie alte, o facendo le 3 catenelle, 1, 2 e 3, e poi un'altra maglia alta, così, oppure lavorando una maglia bassa. Giro l'uncinetto, una catenella e di nuovo un'altra maglia alta. Così. E poi lavoro sulle altre 3 maglie, altre 3 maglie alte, quindi una, due, tre. Non ci ho preso. Accidenti, è dispettosa questa. Ok. L'ultima maglia alta e lavoro adesso 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. A questo punto rigiro di nuovo il lavoro. E passando un pochino da dietro, vado a lavorare di nuovo la stessa sequenza che ho fatto adesso, quindi vado a fare 4 maglie alte di nuovo, una, due, tengo giù il lavoro per lavorare meglio, se no da fastidio, due, tre e quattro. Ok. Adesso di nuovo volto il lavoro e lavoro le 2 maglie alte, una e la prima maglia alta, due, maglie alte sempre sulla stessa, più le altre 3, una, due, tre, ancora una, due, tre, quattro e di nuovo volto il lavoro, mi rimetto al dritto in poche parole e vado avanti in questo modo, quindi rifaccio un'altra serie di 4 maglie alte e riprendo la stessa ripetizione di ogni petalo e questo lo devo fare, come vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte. Quindi dovrò fare altri 6 petali. Ci vediamo alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro
e rimango con le quattro catenelle che dovrei in teoria affermare sull'anello magico, ma essendo l'ultima e non dovendo riniziare nessun'altra maglia alta, mi vado ad agganciare sulla prima maglia alta, quella sopra, diciamo, non la prima maglia bassa, la prima maglia alta sotto, ma quella sopra. Quindi mi infilo proprio dentro la maglia e faccio una maglia bassissima, dopodiché faccio la solita catenella di rinforzo e taglio il filo. Ok, tiro bene e tiro bene anche l'anello magico, il filo dell'anello magico, quindi deve essere bello stretto, dopodiché andremo comunque a fermarlo facendo passare tutto intorno per tenerlo bene e andiamo avanti con il secondo colore. Già solo così è molto carino. Quindi ora andremo a lavorare nel secondo giro. Per renderlo quadrato dovremo andare a fare i quattro angoli dove lavoreremo su ogni archetto, archetto intendo questo, due petali, poi nel lato lavorerò un petalo, quindi nell'archetto successivo, e sul terzo archetto lavorerò un altro angolo, quindi sull'archetto stesso due petali. E questo si ripeterà per ogni angolo, quindi fatti due petali qui sull'archetto, ce ne sarà uno con un petalo, poi un altro con due, uno, due, uno e poi chiudiamo. Ok? Vediamo insieme. Prendiamo il filo beige, panna, allora, e ci mettiamo su un angolo, su un archetto. Iniziamo quindi dall'angolo. Faccio le solite 4 maglie alte, una, due, tre, quattro, giro il lavoro, faccio due maglie sulla stessa maglia alta sottostante, una e due e le altre tre, una, due, punto faccio le 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e volto di nuovo il lavoro. Quindi per fare il secondo petalo mi rimetto a lavorare sempre sullo stesso archetto e faccio di nuovo da capo, sempre lo stesso, insomma ogni petalo si fa sempre uguale. Quindi 1, 2, 3, 4, giro e lavoro le 5 maglie alte, 1, 2, 3, 1, e 3, 4 catenelle, 2, 3, 4, giro, ok, quindi l'angolo l'ho fatto, ora vado sull'archetto successivo, lavoro un altro petalo. Giro il lavoro, un'altra maglia alta,
E le altre tre? Uno, due e tre. Le quattro catenelle. Quattro. E di nuovo volto. Ok, adesso ho fatto il lato. Su quello successivo dovrò fare il secondo angolo. Quindi andrò a fare due petali. Senza che ve li faccio vedere, tanto la lavorazione è sempre la stessa, quindi come abbiamo detto, due angoli qui, due petali qui su quest'angolo, sul successivo un petalo, due petali, un petalo, due petali e un petalo di nuovo e poi mi riaggancio come ho fatto nel primo giro alla maglia quella sopra, la prima maglia sopra, con una maglia bassa, catenella di rinforzo, chiudo e taglio. Ci vediamo alla fine. Ecco, ho finito anche il secondo giro. Ora iniziamo il terzo. Quindi, per prima cosa vado a fare l'angolo, quindi mi aggancio verso dove ho iniziato già con tutti i fili, quindi vado qui. Vado in questo angolo e anche qui continuo su questo giro a procedere con l'angolo, quindi farò su questo archetto due petali. Un petalo qui e un altro petalo qui e sul terzo, quindi cioè questo è il primo, secondo, terzo, sul quarto archetto di nuovo l'angolo, quindi ogni lato due petali, un petalo, due petali per tutto il giro. Lo faccio senza farvelo vedere perché comunque è lo stesso, la stessa lavorazione dei giri precedenti e ci vediamo alla fine del giro. Eccoci qua alla fine del terzo giro. Come vi spiegavo prima, ho continuato sugli angoli a lavorare due petali, poi sul lato un petalo e di nuovo due petali e per tutta la lunghezza della mattonella del lato del giro, scusate. Quindi, ecco, terminato anche questo giro, ora dovremo andare a fare il quarto e ultimo giro che serve più che altro per riquadrare la mattonella. Se poi dobbiamo farne altre e unire tutte insieme, dobbiamo per forza fare il contorno. E adesso vi faccio vedere come si fa. Prendiamo quindi il filo azzurro e iniziamo come al solito dall'angolo, da un angolo, quindi ci agganciamo facendo la solita maglia bassa. Ecco, e lavoriamo 4 maglie alte. Quindi 1, 2, 3. Ok, quindi adesso lavorate le 4 maglie alte, facciamo una catenella e per tutti gli angoli lavoriamo altre 4 maglie alte, quindi una, due, tre e quattro. Ok, questo è l'angolo. Poi su ogni archetto di catenelle andremo a lavorare sempre 4 maglie alte. È un po' come la lavorazione granny, però a 4 maglie. Troppi fili in giro. Allora cerco di fermarli. Faccio una maglia alta. Due maglie alte, mi dà un po' fastidio, ma poi sono finiti. Tre, e questo adesso lo lasciamo un po' di metà, ecco, e quattro. Ok, quindi di nuovo l'archetto successivo, quindi quello del lato, altre 4 maglie alte.
senza catenelle tra di loro, niente. Quindi gruppo di 4 maglie alte, poi passiamo all'archetto successivo e si fa di nuovo 4 maglie alte. 3 e 4. Ok, ce n'è ancora uno. Due. Tre. E quattro. Ora di nuovo mi ritrovo con l'angolo, quindi vado a fare un gruppo di 4 maglie alte. Tre. Ora di nuovo una catenella e 4, opla, 4 maglie alte. Una, due, tre e 4. Ok, quindi ecco, si è formato bene il lato. Stessa cosa ripeteremo per tutto il giro, quindi 4 maglie. Una catenella a 4 maglie, quindi due gruppetti di 4 maglie alte separati dalla catenella, 1, 2, 3 gruppi di 4 maglie alte, di nuovo l'angolo, 3 gruppi, l'angolo, 3 gruppi e poi mi aggancio come al solito alla prima maglia alta lavorata. Catenella di rinforzo e chiudo e taglio tutto. Ecco qua, terminata la mattonella. Ora decidete voi fino a dove volete arrivare con i petali. Perché potete fare benissimo, addirittura potete fare anche un solo giro e fare una mattonella con le maglie alte consecutive. Quindi potete lavorare come vi pare, un giro, due giri, tre giri. Addirittura potete fare una piastrellone enorme per fare una borsa, per fare un cuscino, per fare qualsiasi cosa vi venga in mente, insomma, dalla vostra fantasia. E quindi ecco, il tutorial è terminato, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Buon lavoro a tutte, ciao!